Bene, bentornati tutti quanti, mi fa piacere vedervi di nuovo. Oggi, come è stato detto ieri, ci sarà una pausa caffè, alle 4 e sarà proprio qui davanti nell'aula del Gran Priore. Alle 5, scusate, sono le 4 adesso. Caffè. Ti ricordate, la lezione era divisa in due parti. La prima parte era di natura piuttosto qualitativa e storica, era la motivazione, diciamo, per il discorso più tecnico. Mi è stato chiesto di rivedere alcune delle nozioni viste ieri. Mi sembra una buona idea fare un po' di ripasso. Mi rendo conto che ieri probabilmente forse sono andato anche un po' veloce e vi ho bombardati di nozioni a un passo piuttosto serrato. Quindi oggi ce la prendiamo un pochino più calma, vorrei rivedere alcune nozioni. Mi è stato anche chiesto di dimostrare alcune delle affermazioni che abbiamo visto ieri e quindi lo faccio di buon grado, insomma, molto volentieri. Allora, direi di partire dalla nozione di matrice di adiacenza, cioè il fatto che possiamo analizzare la struttura di una rete, di un grafo, in termini algebrici, in certo senso, in termini delle proprietà di certe matrici associate al grafo. La matrice più semplice possibile è la matrice di adiacenza, che per un grafo non pesato è una matrice binaria, cioè elementi 0 e 1, dove mettiamo un 1 in posizione ij, se c'è un arco dal nodo i al nodo j e viceversa. Chiaramente se il grafo non è orientato la matrice sarà simmetrica e altrimenti sarà non simmetrica. E in generale la diagonale è nulla perché si ignorano eventuali cappi. Abbiamo visto qualche esempio di matrici di adiacenza, sono matrici sparse perché le reti reali tendono ad essere sparse. Cioè questa matrice ha 2224 righe e colonne, ma solo 6609 elementi diversi da 0, quindi la media è di circa 3 elementi diversi da 0 per riga, cioè in media ogni proteina del lievito di birra è connessa ad altre 3 proteine. In realtà, come abbiamo visto, la media non è molto indicativa per questo tipo di reti, perché in questo tipo di reti il grado tende a distribuirsi secondo una legge di potenza. Cioè, mentre il grado medio è 5, vediamo che la stragrande maggioranza dei nodi hanno media 1 e ci sono dei nodi che hanno grado addirittura 64. Questo tipo di curve a legge di potenza si chiamano curve di Pareto in economia. Pareto è stato forse il primo osservare che la stragrande maggioranza della ricchezza nelle nazioni è concentrata in poche mani, nel senso che, come vedete, se pensate al grado di un nodo come una misura della ricchezza del nodo, la stragrande maggioranza dei nodi possiede una percentuale abbastanza piccola della ricchezza totale, mentre invece se si va a sommare, so, da qui a lì si ottiene un valore molto elevato. Pareto diceva che il 20% della popolazione deteneva l'80% della ricchezza. Oggi si parla dell'1%. E questo fenomeno è pervasivo, ubiquito nella studio delle reti, cioè anche in reti complesse completamente diverse, che vengono da ambiti completamente diversi, come questa rete sociale dei tossicodipendenti, anche qui abbiamo visto una distribuzione a legge di potenza, grosso modo, insomma, approssimativamente, del grado. Prego. Prego. Pallino blu, diciamo, Ah, sì, corrisponde a scusa. un 1 e uno 0 a Bianco è bianco. 0, sì, Oh, mi scusa. chiedevo, come mai sulla diagonale si osservano... Sembra. Ecco, sono No, no, zoomando non è No, 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 presente. zoomando non è Ok. presente. È un po' un artefatto dell'ordinamento usato nel numerare i nodi del grafo, per cui molti elementi diversi da zero si addensano vicino alla diagonale, ma la diagonale in realtà è zero. Sì, purtroppo la risoluzione non è sufficiente, ma è un'ottima. Sì, grazie per avermelo fatto chiarire.
Ecco, poi l'altra cosa che voglio sottolineare è che molte di queste quantità associate a reti si possono calcolare in termini di operazioni sulle matrici. L'operazione più semplice è quella di sommare le righe e le colonne di una matrice. Sommando le righe e le colonne di una matrice corrispondente a un grafo non orientato si ottengono i gradi, questo dovrebbe essere ovvio. Nel caso dei grafi orientati, la somma di righe ci dà il numero di archi uscenti, questa è una convenzione naturalmente, e la somma di colonne ci dà il numero di archi in entrata, il corrispondente nodo. Questo tipo di somme si esprimono facilmente introducendo questo vettore 1 grassetto, vettore di tutti uni, e in questo modo le somme di righe e di colonne diventano semplicemente dei prodotti di matrice per vettore, per questo, una matrice di adiacenza per questo opportuno vettore. Ecco, quando abbiamo parlato di misure di centralità, abbiamo detto che la prima misura di centralità, la più semplice di tutte, è proprio il grado. Per una rete non orientata, il numero di connessioni di un nodo è una prima misura, per quanto un po' grossolana, dell'importanza, dell'influenza di quel nodo sugli altri nodi. Come abbiamo visto, è una nozione puramente locale e non dà una buona misura dell'influenza globale di quel nodo su tutti gli altri. Nel tentativo di descrivere misure di centralità più globali è necessario considerare non solo la matrice A, ma per esempio le sue potenze successive. Intanto, vabbè, questo era un esempietto per fare vedere su questo grafo non orientato la matrice simmetrica. Le somme di righe effettivamente corrispondono ai gradi dei nodi, ma questo è abbastanza ovvio. Grado non orientato, stessa cosa, qui si faranno somme di righe e di colonna. Ecco, questa è un'affermazione che io vi ho dato senza dimostrazione e sono andato a vedere molti libri di teoria dei grafi, è sempre data come esercizio, nessuno si prende la briga di dimostrarlo. Effettivamente è un ottimo esercizio su come fare una dimostrazione per induzione. Allora, il teorema dice che in qualsiasi grafo G, sia orientato o non orientato, non fa nessuna differenza, il numero di passeggiate di lunghezza K che partono dal nodo V e arrivano al nodo VJ è dato dall'elemento di posto IJ nella matrice A alla K. E questo è forse il fatto fondamentale di questa lezione da ricordare, perché questo è pregno di conseguenze. In particolare gli elementi diagonali corrisponderanno al numero di passeggiate chiuse passanti per un nodo. Nel caso di passeggiate orientate saranno effettivamente dei cicli che partono dal nodo e ritornano al nodo di partenza. E questo è un fatto importante che ci permette di fare un sacco di conti sulle reti. Un primo esempio che avevo dato era la conta dei triangoli. Ho spiegato che nelle reti sociali si trova un numero di triangoli, di triadi chiuse, che è molto ma molto più alto rispetto al valore atteso di questo numero in una rete generata casualmente. Questo riflette la transitività di molti rapporti, per esempio sociali, se si tratta di una rete sociale, o biologici, se si tratta di una rete biologica e così via. E il clustering, il coefficiente di clustering è, non l'ho definito formalmente, comunque il rapporto tra il numero di triangoli chiusi su tutto il numero di triangoli potenziali. Quindi un numero compreso tra 0 e 1, tanto più vicino a 1 questo numero, quanto più transitiva la rete è. È un problema importante quello del calcolo dei triangoli. Non è del tutto banale, per reti molto grandi è costoso. Comunque abbiamo una formula esatta che ci dice che il numero dei triangoli è dato dalla traccia della potenza terza di A diviso 6, la traccia essendo la somma di elementi diagonali. Bene. E ho spiegato perché è diviso 6, perché ogni triangolo viene contato 6 volte. Va bene, ecco, qui avevo fatto questo esempio. Stesso grafo di prima, matrice A alla terza, vediamo sugli elementi diagonali di A al cubo, effettivamente abbiamo 0 in posizione 1, 1, infatti non ci sono triangoli contenenti il vertice 1, abbiamo un 0 in posizione 3, 3
infatti non ci sono triangoli contenenti il nodo 3, invece 2, 4 e 5 partecipano tutti e tre a un triangolo, e quindi ciascuno ha il valore 2 sulla diagonale principale, perché ciascun triangolo è contato due volte, perché può essere percorso in due direzioni diverse. Quindi la traccia di alla terza è 6, diviso per 6 abbiamo 1, effettivamente il numero dei triangoli. Ecco, mi è stato chiesto di dimostrare questa affermazione, che gli elementi della matrice potenza cappesima di A contano il numero di passeggiate tra i nodi del grafo di lunghezza K. Voglio enfatizzare che queste passeggiate possono essere passeggiate assurde. Cioè, io per esempio posso andare da 1 a 2, da 2 a 3, però magari vado da 1 a 2 10 volte avanti e indietro prima di passare a 3. Questo poi motiverà la necessità di penalizzare questo tipo di passeggiate poco costruttive, diciamo. Allora, la dimostrazione di questo fatto è facilmente cavabile per induzione. E l'induzione matematica naturalmente è una delle tecniche basilari per la dimostrazione di teoremi, quando si vuole dimostrare che una certa affermazione vale per ogni n, la si dimostra vera, si osserva in genere che è vera per n uguale 1, caso base, poi la si assume vera per un n generico, si fa vedere che da questa ipotesi segue la verità dell'asserto per n più 1, e quindi l'asserto deve essere vero per tutti gli n. Questa tecnica è stata per la prima volta descritta da Pascal, peraltro, nel suo triangolo aritmetico, quando parla un trattatello nel quale derivò le proprietà principali del quello che in Italia si chiama forse ancora triangolo di Tartaglia, però il resto del mondo lo chiama triangolo di Pascal. Allora, per k uguale 1 l'asserto è ovvio, perché l'elemento ij di A, prima potenza di A, è uguale a 1 se e solo se c'è un arco che mi permette di andare da vi a vj. Chiaramente un arco è una passeggiata di lunghezza 1. Quindi le passeggiate di lunghezza 1, essendo gli archi, resta dimostrato che è il caso base. Insomma. Supponiamo adesso che l'asserto sia vero per un generico k uguale a n intero positivo, e dimostriamo che è vero per n più 1. E questa segue, se vogliamo, dalla proprietà fondamentale delle potenze di matrici. Cioè, possiamo scrivere A alla n più 1 come A per A alla n. Quindi dobbiamo fare il prodotto righe per colonne tra le righe di A e le colonne di A alla n. Ma questo vuol dire che l'elemento ij, vediamo se riesco a usare questa cosa qui, ma non so se sia molto utile a dire il vero. L'elemento ij della potenza n più n'esima è dato dalla sommatoria per k ad una n dell'elemento della riga k'esimo della riga iesima di A, quindi A e K, per l'elemento k'esimo della j'esima colonna di A alla n, che qui denoto come ANKJ. Beh. Però questa è una somma molto particolare, perché ricordiamoci che gli elementi A e K sono 0 e 1. Quindi in realtà o un termine è assente, quando non esiste un arco tra il nodo I e quel particolare nodo K, oppure il coefficiente 1. Quindi stiamo sommando una serie di numeri che per l'ipotesi induttiva ci danno il numero di cammini chiusi, di cammini, scusate, dal nodo K al nodo J di lunghezza n. Quindi, in altre parole, io qui ho eliminato gli AKJ diversi da 1, diversi da 0, scusate, e ho riscritto la sommatoria come una sommatoria non per k da 1 a n, ma per tutti k tali che esiste un arco che connette v, il nodo di partenza, a ciascuno dei nodi vk. Spero che questa notazione non sia troppo astrusa, comunque abbastanza standard, cioè stiamo sommando su tutti k tali che
l'arco VK appartiene all'insieme degli archi E. Ora, dimentichiamoci un attimo di questa formula. Come si ottengono i cammini di lunghezza N più 1 da V a VJ? Ma se, bisognerà andare a vedere tra tutti i cammini di lunghezza N che vanno da VK, che finiscono in VJ, trovare quelli che partono da un nodo che è connesso a VI. Cioè, in altre parole, ciascuno cammino di lunghezza N più 1 si può ottenere partendo da un cammino di lunghezza N, da VK a VJ, e poi aggiungendo un arco da VI a VK, sempre che VI e VK siano connessi. Quindi lo facciamo per tutti K. Se VI e VK non sono connessi, facciamo che I è uguale a 1. Va bene, facciamo V1, VK. Se, e poi facciamo variare K da 1 a N. Se V1 e VK non sono connessi, non c'è un termine che contribuisce alla sommatoria. Se V1 e VK sono connessi, ho un cammino di lunghezza N più 1, semplicemente aggiungendo quell'arco che va da V1 a VK. Insomma, in altre parole, il numero totale di cammini di lunghezza N più 1 che partono da V e finiscono in VJ è dato dal numero di cammini di lunghezza N che finiscono in VJ moltiplicato per il numero di archi uscenti dal nodo V. Ma questa è esattamente la quantità 1 per l'ipotesi induttiva. Ciascun termine di quella sommatoria è il numero di lunghezza di cammini di lunghezza n tra un nodo K generico, K generico e il nodo J. Quindi tutto quello che devo fare è aggiungere gli archi che escono da V1, nel mio caso, e si connettono ai nodi K. Insomma, penso che sia abbastanza chiara la dimostrazione. Guardare un esempio di 3x3 o 4x4 forse è il modo più semplice per convincersi. Okay? Penso che sia importante dare dimostrazioni complete degli asserti che uno fa, però in certi casi guardare degli esempi e poi fare un'induzione non matematica, ma passando dal particolare al generale, forse pedagogicamente non è poi un'idea così sbagliata. Non so, possiamo discutere se vuoi. Comunque, spero che questo chiarisca perché questo risultato è vero. Questo è vero a prescindere che il grafo sia orientato o non orientato. Ecco, un'altra cosa di cui vorrei tornare, perché forse sono andato abbastanza un po' troppo veloce ieri, è l'uso di questa idea dei cammini per assegnare delle misure di centralità. Ecco. Questa era la misura di centralità di Katz del 1953, tuttora ampiamente usata. E quando dico usata, non dico necessariamente da ricercatori universitari anche, ma si è usata proprio anche dall'industria, dalle aziende che lavorano nel campo delle reti sociali, dei social network, delle reti online, dell'informazione. In certi casi possono anche essere laboratori governativi, non necessariamente privati, insomma. Allora, abbiamo detto che l'idea di Katz era di assegnare un valore di centralità ai nodi di un grafo risolvendo un sistema di equazioni lineari. Cioè, il sistema di equazioni lineari da risolvere ha matrice dei coefficienti i meno alfa a, dove alfa è un numero reale positivo sufficientemente piccolo, e ha la matrice di adiacenza. A membro destro ci si può mettere il vettore di tutti 1, ci si può anche mettere il vettore dei gradi, volendo, si ottiene più o meno la stessa cosa, comunque un qualche vettore positivo. Perché questa idea così sembra un po' campata per aria, a priori, invece è un'idea molto intuitiva, in realtà. La soluzione di questo sistema di equazioni lineari si può scrivere in linea di principio, poi non è detto che uno la calcoli così, sviluppando l'inversa di I meno alfa A, la matrice inversa, di una serie di potenze, che deve convergere ovviamente. Deve convergere e deve avere tutti i termini positivi, o almeno non negativi,
in modo che quando l'inversa viene applicata al vettore di tutti 1 si abbia di nuovo un vettore positivo, perché le misure di centralità sono misure intrinsecamente positive. La serie geometrica che dà l'inversa di I meno alfa A per alfa sufficientemente piccolo è questa serie di potenze di alfa A. Il termine iniziale non contribuisce nulla alla centralità, quindi si può anche ignorare, però o si include per avere delle formule più semplici, in un certo senso. E c'è questo teorema di Perron e Frobenius, su cui tornerò oggi, è un teorema molto importante che garantisce che l'autovalore massimo della matrice A è sempre un numero reale positivo. Se la matrice A fosse simmetrica, sempre, non è così sorprendente che sia reale. Ma anche nel caso non simmetrico, quando A in generale ha autovalori complessi, l'autovalore di modulo massimo deve essere per forza reale. E poi vedremo anche un autovettore associato che è positivo. Questa serie converge se e solo se alfa è nell'intervallo, vabbè, escludo il valore alfa uguale a 0 perché non è interessante, ci dà l'identità, non ci dice nulla, solo se alfa è compreso tra 0 e il reciproco dell'autovalore massimo di A. Quindi tanto più è grande questo autovalore massimo, quanto più ristretto è l'intervallo di valori ammissibili di alfa. E la proposta è appunto di risolvere il sistema lineare e poi prendere gli elementi di questo vettore come indice dell'influenza del nodo sugli altri, ciascun nodo su ciascun altro nodo. Come mai questa è una buona idea? L'ho spiegato ieri, però forse un po' in fretta, non guasta forse rivederlo. Se noi andiamo a scrivere esplicitamente l'inversa applicata al vettore di tutti 1, espandendo, sviluppando l'inversa serie di potenze, vediamo che otteniamo la soluzione x come una serie di vettori positivi. Il primo è il vettore di tutti 1, ripeto, questo non ci dà nessuna informazione. Il primo termine, alfa per d, è questo perché alfa per d? Perché abbiamo A, la matrice A per il vettore 1, e quella è la matrice dei gradi. Qui sto facendo l'ipotesi che la matrice sia simmetrica, che il grafo sia non orientato, per semplicità. Ma il discorso vale anche per grafi orientati. Quindi al primo ordine l'informazione è la degree centrale, cioè il grado dei nodi. Come abbiamo detto, questa è una nozione troppo locale per essere sempre utile. È bene guardare al di là del proprio vicinato. È bene guardare anche ai vicini dei propri vicini. E questo è fatto includendo termini fino all'ordine quadratico, secondo ordine. Quindi termine successivo a alla seconda per 1. Dal momento che le righe di a alla seconda contengono tutte le passeggiate di lunghezza 2, da ciascun nodo a tutti gli altri nodi, passeggiate di lunghezza 2 vuol dire che stiamo includendo anche i vicini dei vicini. Perché se posso fare due passi anziché uno, posso raggiungere tutte le persone a distanza 2 dal grafo, e così via. Poi il prossimo termine cubico includerà gli amici degli amici degli amici. E vedete che questi termini sono moltiplicati dalle potenze di alfa. Alfa è sempre minore di 1, ecco, questo forse avrei fatto meglio dirlo subito, questo autovalore lambda 1 è sempre maggiore di 1 per una matrice di adiacenza, quindi il suo reciproco è sempre minore di 1. Quindi alfa è sempre più piccolo di 1 e quindi le potenze di alfa diventano sempre più piccole. Stiamo penalizzando i cammini di ordine più lunghi. L'idea è che la mia influenza è più forte sulle persone che conosco direttamente, un po' meno forte sulle persone che conosco indirettamente, e tanto più rimosse sono le persone in questa rete sociale, tanto minore sarà la mia influenza. Quindi è un'ipotesi assolutamente ragionevole. Trovo molto carino che questo si possa quantificare in maniera così pulita, diciamo, in termini di serie di potenze, di matrici. Ci sono domande su questo? Abbastanza chiaro? Ecco, poi come ho detto, nel caso di reti orientate, bisognerà fare questo giochino sia con la matrice A che con la matrice A trasposta, perché in questo caso bisognerà contare
i cammini in uscita e i cammini in arrivo. Quindi non solo la mia capacità di influenzare gli altri, ma la mia propensione a essere influenzato da altri. E ogni nodo in una rete orientata gioca questi due ruoli, quello di influenzatore e quello di influenzato. Ecco, qui ho spiegato, ho messo per iscritto in maniera informale quello che ho appena detto, cioè per un grafo orientato il primo termine è dato da, appunto, dal prodotto A per 1, questi sono i vicini, il numero dei vicini immediati, quindi sarebbe in una rete sociale il numero di persone direttamente influenzate da un individuo. Il numero di persone influenzate indirettamente con l'intermediazione delle persone influenzate direttamente dall'individuo VI è dato dal numero totale di passeggiate orientate di lunghezza 2 uscenti dal nodo V, ma quello che ho appena detto. E così via. Quindi, induttivamente, le componenti del vettore A alla N, potenza ennesima di A per 1, danno per ciascun nodo il numero di persone indirettamente influenzate da quel nodo, dove il numero di intermediari è N-1. Quindi le componenti del vettore somma dei primi N termini forniscono il numero totale di individui influenzati direttamente o indirettamente tramite il numero di intermediari fino a N-1 da ciascun nodo. Il problema è che questa somma diverge. Ciascuno di questi è un numero intero, numeri che crescono, a ogni termine che aggiungo questo diventa più grande, quando sommo vado all'infinito, perché ci sono passeggiate di lunghezza arbitraria in un grafo, perché anche se il grafo è finito posso fare queste stranissime passeggiate dove vado avanti e indietro tra due nodi quante volte voglio. Quindi per fare convergere la serie è necessario penalizzare le potenze successive. Questo ha anche il vantaggio che mi dà la soluzione proprio di un sistema di equazioni lineari. Quindi io, se ho un buon algoritmo per risolvere sistemi lineari, e ce ne sono tanti, posso calcolare questa centralità in maniera molto veloce. Per farvi un'idea, per grafi con qualche milione di nodi, si possono calcolare la soluzione di quel sistema in probabilmente meno di un minuto su un laptop. Okay? Quindi sono molto veloci. Nel 1953, quando Katz ha introdotto questa misura, lui aveva degli esempi nel suo lavoro di reti sociali con 5 individui, insomma, anche se negli anni 50 c'erano già i calcolatori elettronici, si potevano già forse analizzare reti con un centinaio di individui, ma al giorno d'oggi non, insomma, possiamo analizzare con questi metodi reti enormi. Ecco, ho parlato anche del caso orientato, dove bisogna fare lo stesso gioco con A trasposta. A trasposta non è altro che lo stesso grafo orientato di prima, ma con la direzione invertita delle frecce, quindi il grafo opposto, volendo. Quindi se anziché voler quantificare la capacità dell'individuo di influenzare gli altri, vogliamo quantificare la capacità dell'individuo di essere influenzato, qui uso la parola influenza in termini molto generali, ma si può parlare anche di influenza. Due settimane fa ero a letto con l'influenza. Cioè, questo è utile anche a chi studia epidemiologia o igiene pubblica, cercare di identificare individui particolarmente pericolosi, nel senso che possono essere fonte di infezioni di grande numero di persone, o anche molto vulnerabili, molto deboli, perché possono essere influenzati letteralmente da molte persone. Quindi si fa la stessa cosa e con la trasposta in questo caso si calcolerà quanto influenzabile è una persona dagli altri elementi della sua rete sociale. Insomma. E, da notare, questo è un piccolo tecnicismo, comunque gli autovalori di A e di A trasposta coincidono, perché il determinante di A e di A trasposto è uguale, quindi quando si va a scrivere l'equazione caratteristica il polinomio è lo stesso, quindi gli zeri saranno gli stessi, e quindi l'intervallo di ammissibilità di alfa rimane lo stesso, sia per A che per A trasposta, non c'è bisogno di ricalcolarlo. Ecco, ho parlato un po' della funzione esponenziale, qui si tratta semplicemente da un lato di usare una strategia di penalizzazione diversa, e dall'altro la matrice esponenziale, la funzione esponenziale ha delle proprietà matematiche molto, molto forti che ci permettono di fare cose non facili da fare con altre
funzioni. Devo dire che non è un caso che io stia parlando del risolvente, cioè questa i meno alfa alla meno 1, si chiama risolvente, e di questa matrice esponenziale, perché le due funzioni sono strettamente collegate. Per quelli di voi che conoscono la trasformata di Laplace, ecco, le due funzioni sono la trasformata di Laplace una dell'altra, quindi sono strettamente collegate. E infatti in molte applicazioni compaiono, se compare una, in genere compare anche l'altra funzione. Quindi è naturale considerare l'esponenziale. Può sembrare una cosa arbitraria, ma in realtà ha senso, anche perché in pratica funziona molto bene. È stata anche utilizzata con successo, per esempio, nei pazienti affetti da ictus cerebrale, per trovare, identificare regioni del cervello che comunicavano tra di loro meno bene, comunicano tra di loro meno bene che gli individui sani. Quindi queste sono cose che sono effettivamente utilizzate. Una mia ex dottoranda mi fece sorridere un giorno perché dopo aver preso il dottorato è andata a lavorare per un'azienda privata in Inghilterra, dove studiavano il traffico urbano, metodi per cercare di migliorare la vivibilità delle città. E gli fu dato un grafo che rappresentava la rete stradale di non mi ricordo quale città inglese, e le fu detto che stavano cercando di identificare i colli di bottiglia strutturali, insomma, quelle situazioni. Chiaramente si sanno quali sono i punti dove il traffico è più lento, però volevano vedere se c'era un modo di identificarli puramente dalla struttura del grafo, e lei ha proposto di usare questa misura di comunicabilità basata sull'esponenziale della matrice di adiacenza e ha dato risultati molto accurati. Quindi sono cose che funzionano e che sono utili in pratica, ecco, non sono solamente delle astrazioni fine a se stesse. Chiaramente è anche divertente lavorarci, però sono cose che funzionano, insomma, hanno un senso. Ecco, abbiamo alla fine proprio della lezione di ieri ho introdotto questa nozione di comunicabilità totale. Gli elementi dell'esponenziale della matrice di adiacenza, l'elemento ij, misura in un certo senso quanto bene comunicano il nodo i e il nodo j. Se abbiamo una rete spaziale, proprio come una rete autostradale per esempio su tutto il territorio di un grande paese, ci aspettiamo che la comunicabilità sia scarsa, nel senso che comunque ci sono molti passaggi intermedi, molti caselli autostradali, molte città prima di arrivare a destinazione. Invece su reti che hanno la proprietà di mondo piccolo, come le reti aeree, delle linee aeree, che usano le hubs, cioè questi aeroporti iperconnessi, proprio per permetterci di arrivare a destinazione facendo al massimo un paio di cambi d'aereo, ci aspettiamo che la comunicabilità sia molto alta. È bene parlare di comunicabilità media, perché sennò vengono dei numeri enormi. E, ecco, questo che non vi ho fatto vedere ieri è una tabella con dei numeri. La comunicabilità totale è un tipo di misura di connettività di grafi, ma non è l'unica. Si possono anche usare il cosiddetto indice di estrada normalizzato, che sarebbe la traccia di E alla A normalizzato per il numero di nodi, cioè diviso per il numero di nodi, oppure semplicemente anche l'esponenziale dell'autovalore dominante della matrice di adiacenza. Queste nozioni sono tutte correlate. Sono metriche che mi dicono quanto è ben connessa una rete. Ben connessa nel senso che è facile navigarla, senza visitare, diciamo, molti nodi, senza dover fare troppi sforzi, troppe passeggiate. Qui ho preso una selezione di reti e vorrei spiegare che cosa rappresentano. La prima è questo club di karate di Zaccari, di cui ho parlato ieri. Questo era il famoso club di arti marziali dove c'era stato un litigio, un dissapore tra l'allenatore e il presidente, si erano formate due fazioni. È una rete piccola, c'è solo 34 nodi, quindi non possiamo aspettarci dei valori altissimi della comunicabilità. La seconda e la terza le conoscete già, sono quella dei tossicodipendenti di Colorado Springs e l'altra è la rete di interazione tra proteine nel lievito di birra. E poi abbiamo una serie di reti che sono reti di collaborazione, cioè
Il famoso matematico ungherese Erdős, che aveva tantissimi collaboratori e scriveva tantissimi lavori, c'è stato questo Payek che ha fatto la rete dei suoi collaboratori in vari anni, insomma, per vedere anche come cambiava nel corso del tempo la sua propensione a collaborare. Poi abbiamo un'altra rete di collaborazione, questo sta per Quantum Gravity, questo è un gruppo di fisici teorici che lavorano sulla gravità quantistica e collaborano, insomma, quindi c'è una rete di collaborazione. Questa è la stessa cosa, un gruppo di fisica teorica che fa di teoria delle alte energie, quindi teoria delle particelle elementari sostanzialmente. Questa rete invece è una rete di computer, AS sta per Autonomous Server, e l'ultima è una rete stradale del Minnesota. Vediamo come si comportano queste quantità. Intanto vediamo che tendono a essere coerenti tra di loro. Cioè, se un numero è alto con una delle misure, è alto anche con le altre. Se è basso con una delle misure, tende a essere basso anche l'altro. E questo generalmente è compreso tra i due, mi sembra che si dimostri anche abbastanza facilmente. Comunque vediamo che, per esempio, le reti di collaborazione dei fisici nonché questa rete di computer ha un valore della comunicabilità altissima. Cioè queste sono comunità di mondo piccolo dove la connettività è fortissima, cioè la collaborazione tra individui, la collaborazione tra collaboratori, gli individui e così via, cioè, è molto molto elevata, molto più alta che non per esempio la connettività dei matematici. Questo secondo me può avere a che fare col fatto che i fisici, specialmente i fisici più vicini alla teoria, tendono ad avere collaborazioni con numeri molto grandi di persone, mentre i matematici in genere il lavoro è fermato da due o tre persone al massimo. Questa è una mia illazione, no? Comunque è interessante vedere che le reti sociali, diciamo, hanno una comunicabilità abbastanza alta, non alta come quella delle collaborazioni scientifiche o delle reti di calcolatori. Questa chiaramente è una rete che è stata costruita proprio a tavolino per avere una comunicabilità molto alta. Cioè, è desiderabile che le reti di computer siano altamente connesse. Ci sono altre reti dove invece sarebbe desiderabile avere una connettività minore. Non ho i numeri per le reti di istituzioni bancarie, ma la comunicabilità è altissima anche lì. E questo è un fatto poco utile, diciamo, perché vuol dire che i crack finanziari tendono a propagarsi, come sappiamo, molto rapidamente. Sarebbe meglio se le istituzioni bancarie fossero meno interconnesse. Mentre per altre situazioni può essere desiderabile un'alta comunicabilità. Ecco, questo l'ho incluso proprio per far vedere che invece le reti spaziali, questa è una rete sostanzialmente planare, cioè un grafo planare perché rappresenta le autostrade del Minnesota, quella invece ha una comunicabilità molto bassa, come uno si aspetta. Quindi per me è una conferma che queste misure spettrali, diciamo così, di comunicabilità, di connettività, riescono effettivamente a catturare le caratteristiche importanti delle reti in maniera quantitativa. Dal punto di vista computazionale, la seconda e la terza sono molto più facilmente calcolabili della prima. Prima richiede il calcolo di tutti gli elementi diagonali della matrice esponenziale, quello è piuttosto costoso. Un attimo. Sì, ecco, questo ho messo per iscritto questa osservazione, appunto, che le reti sociali, economiche e finanziarie, le reti di computer, anche le reti dei trasporti aerei che non ho incluso qui, e anche molte reti biologiche e fisiologiche, come la rete cerebrale in individui sani, tendono a esibire valori elevati della comunicabilità. Mentre le reti stradali, per esempio, le reti spaziali in genere, sono caratterizzate da valori bassi. Questo spiega anche la grande rapidità di diffusione di notizie, voci, pettegolezze e così via. Nella seconda parte della lezione di oggi vedremo un'altra interpretazione di questo fenomeno in termini di diffusione sui grafi. E ieri qualcuno di voi mi ha chiesto se qualcuno aveva pensato di usare queste misure di connettività per
progettare reti con certe proprietà? Ho risposto sì, infatti è un settore molto attivo della ricerca. È un settore che cade, diciamo, sotto la rubrica il nome di ottimizzazione combinatoria. Cioè, tipicamente abbiamo un certo numero di nodi, quello è dato, abbiamo un budget di archi che possiamo mettere dove vogliamo, e l'idea è di cercare di costruire una rete connessa che abbia certe proprietà desiderabili di robustezza, di connettività. Il problema inverso è, data una rete e un numero massimo di archi che siamo in grado di rimuovere in qualche modo, cioè cercare di sconnettere o distruggere, diciamo, l'integrità strutturale della rete il più possibile. Quest'ultimo esempio è molto importante, per esempio, nella diffusione di malattie. Infatti la quarantena è esattamente una misura atta a rimuovere le connessioni nella rete. Sappiamo che la quarantena è, al momento non conosciamo metodi migliori per rallentare l'epidemia. Oppure, come ho detto, ci sono addirittura dei dipartimenti di polizia o delle agenzie antiterrorismo che usano tecniche simili per combattere criminalità organizzata, reti terroristiche, eccetera. Dall'altra parte abbiamo le reti di infrastruttura, per esempio la rete idrica, la rete elettrica, e lì è molto importante invece poter costruire delle reti che rimangano connesse il più possibile, insomma, che siano robuste rispetto alla rimozione di archi. E il primo problema che la gente ha considerato è stato: togliamo gli archi a caso, vediamo cosa succede, e lì si scopre che molte reti reali sono effettivamente robuste rispetto a questo tipo di... cioè c'è una certa ridondanza nella rete, per cui se rimuoviamo degli archi, delle connessioni a caso, in genere la rete rimane connessa. Non così per targeted, come si dice, per attacchi maliziosi alla rete. Cioè è possibile per molte reti trovare delle strategie di rimozione di archi che effettivamente sconnettono la rete. Questo è una preoccupazione, perché per esempio un gruppo terrorista potrebbe creare disastri attaccando la rete idrica, la rete elettrica in modo mirato. Bene. Quindi queste sono tutte cose che attualmente sono studiate dai ricercatori che lavorano in questo settore. Ah, vi ho portato a mo' di esempio uno dei vari libri sulle reti che sono usciti negli ultimi anni. Questo è forse quello più... purtroppo sono praticamente tutti in inglese, comunque. Questo forse è quello più ampiamente citato e adottato. Mark Newman, un inglese che insegna all'Università del Michigan, è un fisico. Networks and Introduction, e vedete che è un bel malloppone di 772 pagine. Questo serve anche come fermaporta. No, è un ottimo libro. E in ufficio ne ho tutta una serie, ma questo forse è il migliore. Allora, mi è stato chiesto, sì, abbiamo parlato di autovalori e... come la mettiamo con gli autovettori? Che cosa ci dicono gli autovettori su un grafo? Un sacco di roba. Cioè, in effetti gli autovettori sono portatori di informazioni molto precise sulla struttura dei grafi e delle reti. Come vedremo, si può parlare di autovettori della matrice di adiacenza, ma anche di altre matrici associate a un grafo. Comunque, come abbiamo già visto la matrice di adiacenza, partiamo dalla matrice di adiacenza. I sociologi usano molto, oltre alla betweenness centrality, che ho spiegato ieri, questa centralità di autovettore. È stata proposta da un sociologo americano, Philip Bonesich, che è tuttora attivo, è professore a Los Angeles, all'Università della California, Los Angeles, nel 1987, e spiegherò che cos'è questa tecnica. In tempi recenti è saltato fuori che Edmund Landau, che era un famoso matematico tedesco, attivo soprattutto all'inizio, nella prima metà dei primi 30 anni del Novecento, prima che i nazisti lo costringessero a emigrare in Palestina, dove morì poco tempo dopo, all'età di 18 anni, quando era studente, era matricola, studente del primo anno,
si inventò un modo per fare la classifica, il ranking dei campioni di scacchi dell'epoca. E questo ho già accennato ieri, ma l'idea è che non tutti i giocatori di scacchi incontrano tutti gli altri giocatori di scacchi, come non tutti i tennisti incontrano tutti i tennisti. Però si può fare un grafo dove i nodi sono i giocatori di scacchi e i legami sono il fatto che i giocatori abbiano giocato una partita. Il grafo può essere pesato se hanno giocato più partite o meno. È possibile anche distinguere, diciamo, tra il vincitore ovviamente e il perdente. Si può usare un grafo pesato oppure si possono usare anche delle altre tecniche. Comunque l'idea è che alla fine della storia c'è una matrice di cui si possono calcolare gli autovalori e gli autovettori, e Landau propose l'uso dell'autovettore dominante che spiegherò che cos'è, insomma, l'autovettore corrispondente all'autovalore dominante come modo per fare la classifica dei giocatori di scacchi. Poi alla fine questa proposta non fu accolta dall'Associazione Internazionale Scacchistica perché saltavano fuori le cose un po' strane, diciamo che controintuitive. Però è curioso, ecco, che questa idea sia stata proposta quasi 100 anni prima della sua pubblicazione. E poi vedremo che in anni successivi, negli anni 90, questa idea è stata riproposta in salsa un po' diversa da vari gruppi, tra cui i fondatori di Google, il motore di ricerca Google. Comunque, questo metodo è basato su una proprietà, certe proprietà delle matrici elementi non negativi. Le matrici di adiacenza dei grafi sono ovviamente matrici 0, 1, o comunque anche se sono pesate, i pesi sono positivi, quindi sono matrici elementi non negativi. Matrici elementi non negativi hanno delle proprietà spettrali molto forti e queste proprietà spettrali furono scoperte all'inizio del Novecento da due matematici tedeschi, Oscar Perron e Georg Frobenius. Perron dimostrò un primo teorema per le matrici elementi strettamente positivi e Frobenius riuscì a farne una generalizzazione tutt'altro che ovvia, tutt'altro che banale, a matrici sparse, cioè matrici che abbiano anche molti zeri, ma che siano irriducibili, cioè che abbiano un grafo fortemente connesso. E naturalmente nessuno dei due aveva in mente nessuna delle applicazioni di cui si è parlato fin qui, non se le sarebbero mai sognate, non so neanche come avrebbero reagito se le avessero sapute, ma nel caso di Perron stava studiando la convergenza di sviluppi in frazione continua, quindi teoria dei numeri in un certo senso, e riuscì a scrivere questi sviluppi in frazione continua in termini di prodotti di matrici. Insomma, queste matrici hanno elementi non negativi, quindi si trovò a dover studiare il comportamento delle potenze di matrici elementi positivi e questo lo portò allo studio delle proprietà spettrali. Frobenius probabilmente fu motivato dal lavoro di Perron e voleva migliorare il risultato. C'è anche da dire che negli stessi anni Markov, il famoso matematico russo che si occupava di probabilità, introdusse delle idee simili, però limitatamente a una certa classe di matrici non negative che vedremo tra poco, le matrici stocastiche. Comunque, in quegli anni, evidentemente, c'era un certo interesse in queste tematiche. Ecco, il teorema di Perron e Frobenius, io qui non lo enuncio tutto e non mi sogno neanche di dimostrarlo, perché la tipica dimostrazione richiede circa 10 pagine di libro. Quindi ci sono delle dimostrazioni brevi, ma usano dei risultati molto riposti, molto profondi, di topologia, che non è il caso di scomodare in questo caso. Comunque, l'enunciato è molto semplice. Dice che se ha una matrice n per n elementi non negativi, quindi questa non va confusa con una matrice definita positiva o semidefinita positiva, qui stiamo parlando degli elementi, sono numeri reali non negativi, se la matrice A è irriducibile, spiegherò in un momento il significato tecnico di questa parola, allora il massimo modulo degli autovalori di A è un autovalore, cioè andiamo a vedere il modulo e tutti gli autovalori, quello più grande sarà un numero reale positivo, quel numero reale positivo è in realtà un autovalore, cioè possiamo togliere il valore assoluto in un certo senso, quindi in particolare l'autovalore di massimo modulo è un numero reale positivo, ripeto, questo non è scontato perché la matrice potrebbe avere autovalori complessi,
Inoltre è un autovalore semplice, cioè l'autovalore è un autovalore di molteplicità 1. Cioè quando si fattorizza il polinomio caratteristico di A, questa è una radice che compare una volta sola nel polinomio. Quindi esiste un solo autovettore associato a questo autovalore, è ovviamente un autovettore reale, lo si può prendere reale perché A è reale e lambda max, il massimo autovalore è reale, e non solo, ma gli elementi di questo vettore sono tutti positivi. Ripeto, questo è plausibile, ma assolutamente non banale da dimostrare. In particolare possiamo applicare questo teorema alla matrice di adiacenza di una rete fortemente connessa. Perché? Perché la condizione di irriducibilità significa che il grafo della matrice è fortemente connesso. Cioè una matrice, non so se riuscite a leggere, si dice che A è riducibile se e solo se esiste una matrice P di permutazione tale che la matrice permutata può essere partizionata in blocchi con B e D matrici quadrate. Cioè se io posso ridurre la matrice A a una forma triangolare a blocchi, io qui l'ho scritta triangolare superiore, ma potrebbe essere triangolare inferiore, se A è simmetrica anche C dovrà essere 0. Quindi invece si riduce in una somma di matrici disaccoppiate, diciamo così. Ecco, questa proprietà vuol dire che io posso andare dai nodi che corrispondono a queste colonne, posso raggiungere tutti gli altri nodi, ma partendo dai nodi che corrispondono a queste righe non posso tornare. Quindi ci sono delle sacche del grafo della matrice, ci sono dei sottografi che, termine tecnico, dice, sono assorbenti. Cioè una volta che uno finisce lì dentro non esce più. Bene. Allora, questo è il caso riducibile. Irriducibile vuol dire che non esiste una tale matrice P di permutazione. Quindi vuol dire che io da qualunque nodo mi trovi posso raggiungere qualunque altro nodo. Posso tornare indietro, posso fare quel che mi pare. Bene, quindi non sarò mai assorbito da una di queste classi di stati assorbenti. Si chiamano anche, sì, si può anche parlare di processi di morte, in un certo senso. Comunque, nel caso irriducibile non si può permutare la matrice in questo modo, e questo corrisponde esattamente al caso di matrici in cui il grafo è fortemente connesso. Fortemente connesso vuol dire appunto poter andare da qualunque nodo a qualunque altro nodo. Per matrici simmetriche, corrispondenti a grafi non orientati, si parla semplicemente di grafo connesso. Cioè, da ogni nodo posso andare a un altro nodo, la matrice sarà comunque irriducibile. Quindi il teorema di Perron e Frobenius si applica alle matrici di adiacenza delle reti connesse o fortemente connesse, nel caso non orientato. Vedremo che l'esistenza di questo autovettore positivo, unico, ci permette di introdurre delle misure di centralità per i nodi e alcuni dei metodi più usati, di maggior successo, sono basati su questa idea, incluso il famoso algoritmo PageRank usato da Google. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, i fondatori di Google, all'epoca erano studenti di computer science, di informatica a Stanford, ebbero l'idea di usare un algoritmo che corrisponde effettivamente al calcolo di questo autovettore, anche se loro non lo interpretarono subito in questi termini.
E quindi stavano inconsciamente usando, inconsapevolmente usando questo teorema di Peron e Frobenius. E dimostrarono a un gruppo di venture capitalist, quelli che finanziano progetti ad alto rischio, e a Stanford pullula di gente così, perché pullula di talenti, e riuscirono a dimostrare a questi venture capitalist che con questa idea erano riusciti a creare un motore di ricerca che batteva di gran lunga quelli della competizione, che all'epoca si chiamavano Ask Jeeves, non so se qualcuno si ricorda alcuni di questi motori di ricerca che furono poi completamente spazzati via da Google, perché il loro metodo era talmente più veloce, più accurato. Alta vista, brava, ecco, forse il primo era proprio Alta Vista, sì, esatto. Stavo cercando di ricordarmi, esattamente. Spazzati via completamente nel giro di pochi mesi. E poi, vabbè, a posteriori si è. Matematici, naturalmente, ah, guarda che state facendo questa cosa qui. Ecco, questo lo spiego però dopo la pausa caffè. Bene. Allora, volevo illustrare questo teorema di Peron e Frobenius, almeno per quanto riguarda l'autovalore dominante, per queste due reti, reti dell'interazione proteina-proteina all'interno del lievito di birra e la rete dei tossicodipendenti. Vediamo che questi sono gli autovalori della matrice di adiacenza, vanno, dunque la matrice di adiacenza traccia 0. Traccia è la somma di elementi diagonali, i elementi diagonali sono tutti nulli, però se vi ricordate abbiamo anche detto che la traccia della matrice è anche la somma degli autovalori, quindi la matrice per forza dovrà avere autovalori positivi e negativi, infatti la somma di tutti gli autovalori positivi deve essere uguale alla somma negata di tutti gli autovalori negativi. In più c'è l'autovalore nullo che spesso è presente, per cui vediamo che c'è l'autovalore 0 con molteplicità piuttosto alta, cioè questo è ripetuto. Direi una velocità di quasi 800 forse, insomma molto elevata. Però vediamo soprattutto, mi interessa soprattutto indicare l'autovalore massimo che è vicino a 20, è 19,5. E quell'autovalore se ne sta lì da solo. Questi sono tutti reali perché la matrice è simmetrica in questo caso. Comunque sarebbe, l'autovalore massimo sarebbe reale anche nel caso non simmetrico, anche nel caso di una rete orientata. Poi vedete c'è una bella separazione tra l'autovalore dominante e il secondo autovalore, e poi piano piano ci sono un po' spaziati anche gli altri autovalori, e dopo gli autovalori si addensano. E l'autovalore minimo invece è dell'ordine di meno 11 circa. Ecco, è interessante che c'è quasi una simmetria dello spettro rispetto all'origine. Questo è tipico di molte reti, specialmente biologiche, ma anche di altro tipo. E riflettono il fatto che in queste reti i nodi tendono ad aggregarsi in due classi, tali che cioè, tutti i nodi di una classe sono connessi solo con nodi dell'altra classe. Grafi di questo tipo si chiamano bipartiti. Dunque, tornerò sulla questione, alla prossima lezione. Andiamo a vedere lo spettro per la rete dei tossicodipendenti. È abbastanza simile. Se ricordate anche la distribuzione dei gradi era abbastanza simile, non è casuale la cosa. È possibile, è stato dimostrato effettivamente che reti che hanno una distribuzione dei gradi a legge di potenza tendono ad avere una distribuzione di autovalori di questo tipo, quindi non è sorprendente. Quello che è sorprendente è che queste reti esistano in natura e che siano infatti dappertutto, in un certo senso. Anche qui vediamo l'autovalore massimo che è all'incirca 19 da solo. Ben separato dal secondo autovalore, poi c'è un po' spaziati gli altri autovalori, poi si addensano gli autovalori, scendono fino a zero. L'autovalore nullo ha una molteplicità piuttosto alta, ricordiamoci questa matrice più piccola, ordine 660, mi sembra, dell'altra. E poi c'è di nuovo questa, è leggermente diverso, comunque c'è anche qui grosso modo, insomma, una qualche simmetria dello spettro rispetto all'origine.
Allora, che cos'è la centralità di autovettore? Possiamo usare l'autovettore corrispondente all'autovalore dominante della matrice di adiacenza per classificare i nodi in ordine di importanza. Quindi la proposta è, guardiamo, troviamo questo autovettore dominante, stavolta si chiama vettore di Perron della matrice. E ci sono degli algoritmi molto efficienti per il calcolo di questo autovettore, anche per matrici molto grandi. Lo normalizziamo perché l'autovettore è sempre definito meno di una costante moltiplicativa. Quindi facciamo che lo normalizziamo in modo che abbia lunghezza 1, per esempio, della distanza euclidea o qualunque altra misura di normalizzazione. E poi andiamo a vedere quali sono gli elementi più grandi di questo vettore. L'elemento più grande di questo vettore corrisponderà al nodo. Il nodo corrispondente sarà chiamato il nodo alfa, il nodo più importante in quella rete. Il nodo che corrisponde al secondo elemento più grande verrà considerato come il secondo nodo. Naturalmente non è un ordine totale, a parte che in genere i primi classificati tendono a essere ben definiti. Poi al di sotto di una certa soglia è difficile distinguere tra nodi, perché il punteggio, diciamo, l'elemento dell'autovettore tendono ad essere molto piccoli, quindi non è che sia facile distinguere, ma in molte applicazioni è sufficiente identificare solo i nodi più importanti, per esempio nelle reti sociali, per applicazioni biomediche e così via, non c'è bisogno di determinare in modo accurato il punteggio di ciascun elemento della rete, ma ciascun nodo della rete, ma solo di identificare, insomma, 5% dei nodi al top. Ecco, il fatto che questo attuatore esiste e sia unico e abbia tutti gli enti positivi, che è garantito dal teorema di Perron e Frobenius, ci permette di usare questa misura, una misura ben posta, in assenza di questo risultato non saremo in grado di usarla. Allora, perché questo autovettore dovrebbe darci delle informazioni sull'importanza dei nodi? Allora, intanto c'è un'intuizione soggiacente, cui ho già fatto riferimento anche la volta scorsa, e questa definizione circolare di importanza, che all'inizio sembra paradossale. Un nodo importante se è collegato a nodi importanti. Naturalmente questo non è soddisfacente dal punto di vista linguistico, però dal punto di vista matematico invece suggerisce un'iterazione di punto fisso, cioè le iterazioni di punto fisso in generale hanno questa forma, cioè si parte da una qualche approssimazione x con 0 si calcola una certa funzione presenza di quello valutata su quell'elemento, si ottiene il nuovo elemento che poi viene reinserito nella macchina e si genera una successione. Adesso non so quanti di voi hanno visto questo tipo di procedimenti iterativi, ma il metodo di Newton, per esempio, per risolvere l'equazione anche in una singola incognita, è un metodo di questo tipo. Quindi x è definito in termini di x, in un certo senso, e se questa successione converge, abbiamo questa definizione in un certo senso circolare, chi è x è f di x. Quindi dal punto di vista matematico non c'è niente di strano, questo suggerisce appunto un'iterazione di punto fisso. Naturalmente questo metodo si può scrivere anche in termini di potenza di A, giusto? Perché per esempio x2 sarà ax1, ma x1 è ax0 e quindi questo è a alla seconda x0 e così via. Quindi vedete che di nuovo le potenze della matrice entrano fatalmente nel discorso, è difficile evitarle. Infatti questa iterazione è molto semplice, che consiste nell'applicare la matrice A al vettore x in maniera ripetitiva, si chiama metodo delle potenze. Il metodo delle potenze si sa che converge, questa successione così generata converge, sotto certe ipotesi, all'autovettore dominante. Le ipotesi sono precisamente quelle del teorema di Perron e Frobenius, cioè se la matrice non negativa corrisponde a un grafo
connesso, c'è un'altra proprietà, definizione tecnica, che preferisco non insistere perché non è troppo importante. Comunque, sotto diciamo, condizioni molto generali, questa iterazione converge a un unico vettore. Questo vettore limite è proprio l'autovettore dominante. Altrimenti io devo normalizzare questi vettori, cioè devo ad ogni passo il nuovo vettore dovrà essere diviso per la sua lunghezza, in modo che la lunghezza dei vettori rimane costante, altrimenti si rischia di andare all'infinito o di finire a zero. In questo caso si andrebbe all'infinito perché l'autovalore maggiore di A è più grande di 1, quindi questa sarebbe una successione divergente. Comunque basta normalizzare in modo che ogni vettore abbia lunghezza 1, in modo da rimanere sulla sfera unitaria, e questa iterazione converge. Non solo, ma si sa anche che la convergenza è tanto più veloce quanto più è separato l'autovalore massimo dall'autovalore successivo. Avete visto negli esempi precedenti che in genere lambda 1 è ben separato da lambda 2, almeno per queste reti complesse, reali. Per le reti stradali, per esempio le reti planari estese, questo non è vero, però per le reti come quella delle biologiche o sociali che ho fatto vedere, generalmente lambda 1 è ben separato da lambda 2 e questo procedimento converge molto rapidamente. Dal momento che c'entrano le potenze di A, è probabile che queste abbia a che fare con le famose passeggiate sul grafo. E infatti è così. Questa eigenvector centrality, o centralità di autovettore, può essere interpretata in termini passeggiate su G in questo modo. Fissiamo K, la lunghezza delle camminate, e fissiamo un nodo I che mi interessa, per esempio il primo nodo, nodo V1. Andiamo a contare quante passeggiate di lunghezza K ci sono in tutto il grafo. Di queste andiamo a vedere quante passano per il nodo I. Facciamo la frazione e poi facciamo tendere K all'infinito. Quindi diciamo che andiamo a vedere il comportamento asintotico. Cioè, per passeggiate molto lunghe nel grafo, qual è la frazione di passeggiate che passano per il nodo I rispetto a tutte le passeggiate possibili? E questo è esattamente, si dimostra che è esattamente la centralità di autovettore. Cioè l'iesima centralità così definita è infatti l'iesima componente dell'autovettore dominante. Dimostrazione è semplice, però anziché scriverla, qui ho scritto una referenza, di nuovo qui. Tutte le opere che conosco sull'argomento sono in inglese, comunque questo è un libro standard di teoria spettrale dei grafi, dove queste cose sono dimostrate, insomma, a pagina 3, insomma, cioè, sono piuttosto elementari. Quindi, di nuovo, se pensiamo in termini di passeggiate, di lunghezza sempre più lunga, vuol dire che stiamo misurando l'influenza globale del nodo nella rete, non solo quella dell'immediato vicinato. Quindi vedete che oltre all'algebra qui entrano anche processi di limite. Molto semplici, però insomma, successioni, serie di matrici entrano in maniera non banale. Ecco, abbiamo già parlato dell'algoritmo PageRank di Google. Voglio descrivervi semplicemente come funziona. È una variante di questa idea della Eigenvector Centrality. La differenza è che essendo loro interessati a grafi orientati, perché il web è un grafo orientato, perché sappiamo che i link tra le pagine web hanno una direzionalità, la cosa è leggermente diversa. In più loro hanno preferito vederla non in termini di passeggiate deterministiche, ma di passeggiate aleatorie. Infatti loro parlarono di random surfer model. All'epoca si diceva che uno che navigava sul web stava facendo il surfing sul web, non so se si usi ancora questa espressione, comunque, essendo in California poi veniva naturale pensare in termini di surfismo, evidentemente. E l'idea è che uno è seduto al computer e passa da una pagina all'altra cliccando a caso. Guarda i link che ci sono, ne prendi uno a caso con distribuzione uniforme, ti porta su un'altra pagina e continua a seguire. E lo fai tante volte, magari partendo da pagine diverse. L'idea è che le pagine che sono in questo modo visitate più spesso debbano avere giustamente una centralità più alta, se vuol dire che in qualche modo sono più importanti delle altre.
Questa è una parte dell'algoritmo PageRank. In realtà ci sono due parti. Chiaramente quando noi facciamo una ricerca su Google, inseriamo una parola o una frase chiave, non è che quello, il computer si mette a fare delle passeggiate aleatorie. La passeggiata aleatoria è già stata calcolata offline, circa una volta al mese, una volta in 2 settimane, credo, per dare il ranking di tutte le pagine a prescindere dal contenuto. Quando noi facciamo la ricerca, il motore di ricerca va a pescare le pagine che contengono quell'argomento nel grafo del web. Credo che includano anche le pagine che sono a un passo di distanza, nell'immediato vicinato. E poi ci restituiscono tutte quelle pagine, infatti sono tantissime, decine di migliaia, milioni di volte, nell'ordine dettato dalla centralità di autovettore. Quindi c'è una fase offline, il calcolo dell'autovettore di importanza, diciamo, e una fase online che è il cosiddetto indexing. Quando guardate, avete un libro e andate a vedere l'indice analitico, a che pagina si trova un certo termine, ecco, quello è la fase di indexing. Cioè, anche quella è tutta un'altra storia che vi racconterò spero la volta prossima. Anche lì si usano le matrici, anche quello per me è affascinante. Comunque, diciamo che quella parte lì è molto molto rapida, molto veloce. Mentre il calcolo dell'autovettore di questa matrice che rappresenta il web, anche se hanno tutti i supercalcolatori del mondo, comunque richiede uno sforzo di calcolo notevole e l'uso di tantissime risorse di calcolo. Quindi quella viene fatta una volta ogni tanto e poi viene aggiornata, ovviamente, viene rifatta ogni paio di settimane. Comunque, per entrare più nei dettagli, c'è anche una cosa per me divertente. L'algoritmo si chiama PageRank, ci dà il ranking, cioè la classifica delle pagine. Però è anche un gioco di parole sul nome di uno dei due autori, che si chiama Larry Page, quindi è riuscito a mettere il suo nome anche sull'algoritmo in questo modo. L'altro autore, Sergey Brin, è il figlio di Mikhail Brin, che è invece adesso in pensione, comunque è un noto matematico emigrato dall'Unione Sovietica negli Stati Uniti, professore all'Università di Maryland, quindi comunque in famiglia, diciamo, c'era una certa propensione per la matematica. Allora, questa è l'ultima di queste tecniche di centralità, forse la più famosa. L'idea è questa, spegne un grafo orientato, che si assume essere connesso, e si prende la matrice di adiacenza, e quindi sarà irriducibile, quindi quando dico orientato dico fortemente connesso. E a partire da A costruiamo una nuova matrice definita come A trasposto per D alla meno 1, dove D è la matrice dei gradi di uscita. Questa è una cosa che a dirla così sembra un po' complicata, in realtà stiamo semplicemente prendendo la matrice di adiacenza, girandola, cioè nel senso, e stiamo dividendo gli elementi non nulli di questa matrice per il numero di gradi, per il numero di archi in uscita. Quindi stiamo facendo una specie di matrice di probabilità. Cioè, un recipizio tiene dividendo gli elementi di ciascuna riga di A per il corrispondente grado in uscita, cioè somma di riga, e trasponendo poi la matrice così ottenuta. La trasposizione non è importante. Cioè, l'importante è questo, che questo rappresenta il fatto che quando io sono arrivato alla pagina I e quella pagina ha, facciamo, 10 link, io con probabilità un decimo, quindi devo dividere 1, l'elemento della matrice di adiacenza, per il numero di link in uscita, 10, quindi un decimo, con probabilità un decimo, uniformemente, a caso, sceglierò uno di quei 10 link. Non vuol dire altro. Okay? Sembra complicato, ma non lo è. Allora, la matrice che così si ottiene è una matrice stocastica. Cosa vuol dire matrice stocastica? È una matrice che ha tutti gli elementi tra 0 e 1, quindi possiamo pensarle come probabilità, e inoltre le somme per colonne, per come è stata costruita la matrice, devono essere tutti 1. Quindi ciascuna colonna, se vogliamo, è una distribuzione di probabilità sul grafo che mi dice quando io sono in un nodo e sto facendo una passeggiata a caso sul grafo, devo scegliere quale dei miei vicini andare a trovare. Semplicemente se ho 3 vicini, con probabilità 1/3, pesco uno di questi. Si può anche pensare a delle varianti dove la distribuzione di probabilità non è uniforme, però non sembra funzionare particolarmente meglio e poi sarebbe molto più complicato. Quindi
Questa matrice si chiama matrice di transizione, perché ci permette di dire appunto come passare da uno stato del sistema allo stato successivo, in cui l'elemento di matrice PIJ non è altro che la probabilità per un passeggiatore aleatorio. Una volta si parlava di passeggiata dell'ubriaco, adesso non più tanto, comunque, di passare dal nodo J al nodo I in un passo. Questo è un esempio di catena di Markov a stati finiti, cioè la catena di Markov è una successione di variabili aleatorie definite su un insieme 1n, per un caso, cioè v1, vn, gli stati, quindi in questo caso abbiamo un numero di stati finito, e ad ogni passo io mi devo trovare in uno di questi stati. La probabilità di passare da uno stato a un altro è data da questa matrice di transizione. Questi si chiamano anche fenomeni stocastici, processi stocastici senza memoria, perché il passato non conta. Cioè, il mio passo successivo dipende solo dal presente, non dal passato. Memoryless process. E questi sono stati introdotti da Markov appunto all'inizio del Novecento. La motivazione era un po' strana, voleva dimostrare che il suo collega aveva torto, perché c'era un collega russo di Markov che si chiamava Nekrasov, che sosteneva che certi teoremi limite del calcolo delle probabilità, forse ne ha parlato il professor Flandoli, valevano solo nel caso di variabili aleatorie indipendenti. Come nel teorema del limite centrale si assume che le variabili aleatorie siano tutte identiche, indipendenti, distribuite e indipendenti. E invece non è vero, cioè questi teoremi limite funzionano anche per successioni di variabili aleatorie connesse tra di loro come una catena, da cui il nome catena di Markov. E Markov stesso fece delle applicazioni di queste catene di Markov all'analisi di testi letterari, per far vedere che così potevano servire a qualcosa. In particolare analizzò dei poemi di Pushkin. Poi, nel giro di poco tempo ci si rese conto che questo era un modello fantastico, utilissimo in fisica, in demografia, in biologia, in tantissime applicazioni e anche nella costruzione di motori di ricerca. Quindi, se la rete è fortemente connessa, la catena di Markov converge ad una distribuzione stazionaria di probabilità. Questo è perché, questo procedimento qui, il procedimento delle potenze, non è altro che il passaggio del tempo, del processo markoviano. Quindi al passare del tempo, la distribuzione di probabilità ennesima, quella dopo n passi, converge a una distribuzione di equilibrio sotto proprietà abbastanza generali, e questa distribuzione di equilibrio è unica e non dipende dallo stato iniziale del sistema. Le catene con queste proprietà si chiamano ergodiche, questo è un termine che viene dalla fisica statistica. Siccome il vettore di probabilità deve essere un autovettore della matrice P, corrispondente all'autovalore 1, perché si vede subito che l'autovalore dominante di una matrice stocastica è 1, tutti gli altri devono essere più piccoli, questo equivale a risolvere un sistema lineare. Cioè un problema di autovalori dove conosciamo l'autovalore, dobbiamo solo calcolare l'autovettore, l'autovalore 1, quindi anziché scrivere P piccolo uguale P grande P, posso scrivere direttamente un sistema di equazioni lineari omogenee. E tra le infinite soluzioni di questo sistema omogeneo cerchiamo l'unica soluzione che è una distribuzione di probabilità, cioè che abbia tutti gli elementi maggiore o uguale a zero, infatti maggiore strettamente di zero nel caso di una catena ergodica, quindi di un grafo fortemente connesso, tale che gli elementi di probabilità sommino ad 1, quindi sia effettivamente una distribuzione di probabilità sul grafo. Allora, siccome l'iesimo componente di questo vettore è la probabilità che un nodo venga visitato nel corso di passeggiate di lunghezza arbitraria, è un po' come l'interpretazione che vi ho dato prima dell'eigenvector centrality. Cioè si va a vedere alla lunga quanto è probabile che un nodo venga visitato. Più un nodo è centrale, più è probabile che venga visitato. Quindi, diciamo, è sì una passeggiata aleatoria, però assomiglia abbastanza, diciamo, al caso delle passeggiate deterministiche.
Quindi c'è questa interpretazione probabilistica. Inoltre è noto dalla teoria delle catene di Markov che il reciproco di quella probabilità è il valore atteso, la speranza matematica, come si può dire, del tempo che ci vuole ritornare a quel nodo dopo averlo visitato una volta. Quindi chiaramente più è piccola quella probabilità, tanto più lungo bisogna aspettare per ritornarci. Tanto più quella probabilità è vicino a 1, tanto più breve sarà il tempo per ritornare a visitare quel nodo. Quindi ha perfettamente senso usare questa distribuzione stazionaria di probabilità, di questa catena di Markov che descrive una passeggiata aleatoria sul grafo, come tecnica per fare il ranking, la classifica delle pagine web. Naturalmente, la stragrande maggioranza delle pagine web hanno un PageRank bassissimo, tanto più che è un vettore di probabilità, quindi sono numeri positivi la cui somma deve dare 1. Quindi stiamo sommando, non so quanti sono, 100 miliardi di numeri, quindi è chiaro che, però è notevole quanto sia accurato, perché per esempio le mie pagine web, vi assicuro, ha un PageRank bassissimo, però. Se voi digitate il mio nome, tac, salta fuori la mia pagina web. Quindi chiaramente usano anche, non usano soltanto il PageRank, ci sono anche degli altri criteri dove compare il nome, eccetera. Però è una tecnica estremamente accurata ed efficace. E niente, qui sì, questo è quello che ho appena spiegato. Sergey Brin e Larry Page, fondatori di Google, proposero di usare questa distribuzione stazionaria di probabilità per fare il ranking. Il grafo G è l'intera rete, quindi è un grafo molto molto grande. Poi in realtà c'è una cosa leggermente più complicata. Il web non è una rete fortemente connessa, ci sono tantissime pagine web che non hanno un link in uscita. Loro introdussero l'idea che in questo caso, quando si finisce in un dangling node, cioè un nodo assorbente dal quale non si può uscire, c'è l'esempio del traffico stradale qui a Pisa. Il surfista, diciamo, tira un dado, insomma, prende una qualunque altra pagina a caso, con probabilità 1 su n, dove n è il numero di pagine. E siccome erano patiti di Star Trek, e in Star Trek si può viaggiare a distanze arbitrarie anche nel tempo, questo si chiama teleporting, loro lo chiamarono teleporting comunque. L'idea è che si può saltare comunque da qualunque punto a qualunque altro, anche se non esiste una connessione diretta. In termini matematici, questo vuol dire che la matrice di adiacenza, prima di venire divisa, deve essere perturbata. Bisogna aggiungere una matrice di rango 1, che è una piccola perturbazione strutturale del grafo, che permette di ottenere una matrice irriducibile. Per la quale vale il teorema di Perron e Frobenius, quindi esiste un unico autovettore, un'unica distribuzione stazionaria di probabilità. Quindi ci sono degli aspetti tecnici, ma tutto sommato minori. Sì, ecco, devo dire una cosa, che mentre PageRank forse non è più neanche tanto usato da Google, l'idea di usare questa catena di Markov è stata adottata da tantissimi altri ambiti, per cui è normale trovare articoli su riviste di biologia, di sociologia, per esempio, dove la stessa idea si usa per classificare i nodi di altre reti. Cioè, il fatto che l'idea sia nata nell'ambito dei motori di ricerca non vuol dire che la stessa idea non si possa applicare in altri ambiti. Questo è il bello della matematica, in un certo senso. E infatti, per esempio, c'è un algoritmo GeneRank, che è basato essenzialmente sulla stessa idea, che permette di fare il ranking dei nodi, dei geni, in una rete genomica, che permette di identificare i geni la cui attivazione è ritenuta causa potenziale di malattie gravi. Attivazione, in presenza di cambiamenti ambientali, per esempio, aumenti di temperatura, presenza di campi elettromagnetici, cose del genere. Quindi queste cose sono usate. Quindi un'idea nata per l'information retrieval ha avuto un impatto notevole anche su altri settori della scienza. Ecco, un esempietto, questo è il grafo orientato che avevo usato già in precedenza, ha appena 5 nodi. Questa è la matrice di adiacenza. Dividiamo
Qui ci sono tre elementi diversi da zero, quindi divido per tre, poi devo trasporre, quindi mi vengono qui. Questa c'è un solo elemento diverso da zero, lo lasciamo stare, che è già un 1. Qui ce ne sono due, poi trasponiamo, un mezzo, qui ce ne sono due, dividiamo per due, trasponiamo, qui ce ne sono due, dividiamo per due, trasponiamo. Questa è la mia matrice di transizione di probabilità che mi dice come fare la mia passeggiata aleatoria sul grafo a ogni passo. Partendo da una qualsiasi distribuzione di probabilità iniziale, per esempio quella uniforme, oppure quella dove so di essere in A, in quel caso la distribuzione iniziale è il vettore 1, 0, 0, 0, 0. Iterando il mio processo stocastico, le mie potenze, convergo a una distribuzione stazionaria di equilibrio. E si scopre che secondo PageRank il nodo D è il più importante, per esempio, e il nodo E è il meno importante. Non è ovvio. Immaginate che se il grafo è molto grande diventa impossibile ispezionare il grafo e decidere quali sono i nodi più importanti. Però diciamo, non sorprende che il nodo E sia meno importante perché, per esempio, il nodo E non è in grado di ricevere informazioni. Può solo mandarne, ma se non ne riceve. Invece il nodo D ha due connessioni bidirezionali con due nodi A e B che sono nodi a loro volta piuttosto importanti in termini di connessioni. Quindi non sorprende, ecco. Però insomma farlo così a occhio è un conto. Questo è un algoritmo che automaticamente ci calcola le centralità. I risultati sono buoni, sono plausibili. Allora, qui c'è un problema, che abbiamo decine di, io ne ho parlato forse di una decina di misure di centralità, ce ne sono molte altre che non sono stato a descrivervi. Come fare a scegliere tutte queste misure? Siamo sicuri che non daranno risultati completamente diversi. Ci sono degli studi che fanno vedere, o in termini statistici o in termini matematici, come molte di queste misure in realtà siano fortemente collegate, connesse, per cui tendono a dare risultati simili. È una cosa su cui ho lavorato anch'io. Inoltre, c'è da dire che nessuna persona sana di mente userebbe una sola misura di centralità. Per esempio, nei lavori di biologia, i biologi in genere usano 5-10 misure di centralità prima di dire che un gene è importante. Cioè, vanno a vedere se quel gene è riconosciuto come importante da diverse misure di centralità. Cioè, cercano il consenso tra diverse misure di centralità. Oppure fanno delle medie aritmetiche, magari pesate, tra le varie misure di centralità, ma nessuno usa mai una sola misura di centralità, nessuno tranne ecco, Google magari, ma anche Google probabilmente, come ho detto, usa anche altri criteri, oltre al PageRank. Ecco, poi per finire avevo detto che si può anche assegnare una misura di centralità agli archi, semplicemente prendendo il prodotto. Cioè, archi che connettono nodi importanti tendono a essere importanti, archi che connettono nodi periferici tendono a essere poco importanti. Archi che connettono un nodo importante e uno poco importante saranno più o meno nel mezzo. Quindi questo comunque voglio dire che il problema della centralità degli archi si riduce al problema della centralità dei nodi. Ecco, nei 10 minuti, 12 minuti che ho a disposizione, per finire, vorrei parlare di un altro modo di vedere i processi sui grafi, un modo dinamico che veramente dipende dal tempo, in modo continuo. Prima abbiamo visto passeggiate, catene di Markov, questi sono processi discreti nel tempo. È possibile vedere anche la diffusione sul grafo in termini di tempo che varia in modo continuo. Ci sono tantissimi ambiti dove è importante capire la diffusione di cose che avvengono su reti, per esempio malattie contagiose, virus che possono essere virus veri o virus informatici, l'adozione di nuovi prodotti, cioè mode, cose di questo tipo, spargersi di voci, credenze, il fenomeno di consenso. Consenso, può essere consenso nel senso delle opinioni della gente o consenso in un termine anche in modo più tecnico di nodi che cominciano a comportarsi nello stesso modo. Tutti questi fenomeni possono essere descritti in termini di processi di diffusione su reti. I modelli di diffusione possono essere deterministici o stocastici, come sempre. Un'altra ragione per cui le persone sono interessate a studiare la diffusione su grafi è perché
Se un grafo è molto complesso e vuoi capirne la struttura, si può vedere cosa succede all'evoluzione di una quantità che diffonde sul grafo. Se per esempio questa quantità si diffonde in maniera molto rapida, sappiamo di essere in presenza di un grafo di mondo piccolo probabilmente, comunque di un grafo molto ben connesso. Se invece lo steady state, come si suol dire, cioè lo stato di equilibrio viene raggiunto lentamente, vuol dire che siamo in presenza di un grafo molto esteso in modo spaziale. Quindi anche senza avere una buona conoscenza del grafo, dal punto di vista strutturale, perché il grafo è molto grande, per esempio, molto complesso, possiamo studiare l'evoluzione di certe quantità che vengono diffuse sul grafo, trasportate sul grafo, e a seconda del comportamento di queste soluzioni possiamo inferire informazioni sulla struttura del grafo. E, ecco, qui c'è un errore, Giaco, era Gioca, ovviamente, un ruolo importante, un'altra matrice, non la matrice di adiacenza, ma la cosiddetta Laplaciano o matrice di Kirchhoff del grafo. Per semplicità mi limito al caso non orientato. Il caso non orientato, il Laplaciano del grafo è la differenza D meno A, dove D è una matrice diagonale con i gradi dei nodi sulla diagonale principale e A è la matrice di adiacenza. Le proprietà di questa matrice ci permettono intanto di studiare la connettività del grafo in termini di contare quante sono le componenti connesse del grafo, ma anche di studiare i processi di diffusione sul grafo. La prima cosa da notare è che siccome L è simmetrica, perché il grafo è non orientato, gli ottovalori sono tutti reali, non negativi, gli ottovettori devono essere ortogonali tra di loro. Inoltre le somme di riga e di colonna della Laplaciano devono essere zero, perché ricordatevi che i gradi, cioè gli elementi diagonali di D, sono le somme di riga di A. Quindi quando io vado a fare D meno A, sto sottraendo, chiaramente, cioè quando vado a fare le somme di riga di D, sono uguali alle somme di riga di A. Quindi le somme di riga di D meno A devono essere zero. Quindi è una matrice singolare, perché c'è un vettore diverso da zero nello spazio nullo. Un teorema facile da dimostrare, specialmente usando il teorema di Perron e Frobenius, questo diventa molto facile, è che la molteplicità di 0 come ottovalore di L è uguale al numero di componenti connesse del grafo. Quindi se il grafo è connesso, la molteplicità di 0 è 1. Quindi è un ottovalore semplice della Laplaciano. Se vediamo che la Laplaciano ha un ottovalore 0 di molteplicità 3, vuol dire che il grafo è composto da 3 grafi disaccoppiati, che non si parlano tra di loro. Gioca un ruolo molto importante per il Laplaciano l'autovalore diverso da zero più piccolo, cioè il primo autovalore diverso da zero. In particolare un matematico cecoslovacco, Miroslav Fiedler, che è morto qualche tempo fa, purtroppo, e che ho conosciuto anche abbastanza bene, ebbe un'idea geniale che fu di guardare l'autovettore associato con questo autovalore e diede il nome a questo autovalore di connettività algebrica del grafo. Perché connettività algebrica? Perché se questo secondo autovalore è anche lui zero o molto vicino a zero, il grafo o è sconnesso o molto vicino, molto facile da sconnettere. Per esempio può essere costituito da due grafi con un solo arco. Se tu prendete due grafi completi, per esempio, e li collegate con un arco, andate a vedere il Laplaciano, l'autovalore più piccolo, diverso da zero, è quasi zero, molto vicino a zero. Se rimuovete quell'arco in mezzo, quell'autovalore diventa zero. Quindi tanto più è vicino a zero questo secondo autovalore del Laplaciano, tanto più facile sarà sconnettere il grafo. Questo è un fatto molto importante. Inoltre l'autovettore corrispondente, che in suo onore si chiama vettore di Fiedler, ha la proprietà di contenere sia le entrate positive che entrate negative, perché deve essere ortogonale al vettore di tutti 1, quindi non può essere tutto positivo o tutto negativo. Quando si fa il prodotto scalare deve venire 0, quindi devono esserci valori positivi e negativi. La sua idea fu di andare a vedere quali nodi corrispondono agli elementi positivi di questo vettore e quali nodi corrispondono agli elementi negativi. E scoprì che in questo modo veniva una partizione del grafo in due sottografi che per reti, diciamo, abbastanza regolari, questi due grafi hanno più o meno le stesse dimensioni e hanno un numero più o meno minimo, o quasi minimo, insomma molto ridotto, di archi che connettono i due nodi.
i due sottodomini, cioè i due sottografi. Questo è molto importante in tutti i problemi dove è necessario partizionare un grande grafo in sottografi più piccoli, in modo tale che i sottografi comunichino il meno possibile tra di loro. Per esempio, nel calcolo parallelo si tratta di fare proprio questo. Quando si ha un grosso problema computazionale, lo si vuole risolvere su una macchina parallela, si cerca di dividerlo in sottoproblemi che comunichino il meno possibile. Se non c'è nessuna comunicazione, il parallelismo è perfetto. Quindi si riduce il tempo di calcolo di pi volte, dove pi è il numero del processore. Questo in generale non succede, c'è sempre un po' di comunicazione, ma usando questa tecnica si riesce a parallelizzare certi calcoli. Quindi questa è stata un'applicazione molto importante dell'idea di Fiedler. Allora, qual è il modello di diffusione più semplice? È l'equazione del calore. L'equazione del calore si può scrivere su un grafo prendendo il problema di Cauchy, il problema di valori iniziali, per un sistema di equazioni differenziali ordinarie. X punto è la derivata temporale di questo vettore x dipendente dal tempo. Questo vettore x può essere visto come la temperatura del grafo nei vari nodi. Oppure potete pensare a una sostanza che viene diffusa sul grafo e questa sarà la concentrazione di quella sostanza su ciascun nodo. La diffusione è data dall'equazione x punto uguale meno laplaciano per x. Questa è in analogia all'equazione del calore su domini continui, unidimensionali o bidimensionali. L'operatore di Laplace è la somma delle derivate parziali seconde. Questo laplaciano è un oggetto discreto, è una matrice, ma se voi discretizzate il laplaciano continuo su un dominio, su una griglia, e imponete le cosiddette condizioni al bordo di Neumann, ottenete esattamente questa matrice L. Quindi si chiama laplaciano per buone ragioni. Si può risolvere questo problema di valori iniziali in termini di, ancora una volta, abbiamo la matrice esponenziale. Cioè la matrice esponenziale di meno TL, dove T è il tempo, L è il laplaciano, mi propaga il dato iniziale, la distribuzione iniziale di calore o di una sostanza, al tempo T. Cioè, per ogni T positivo mi calcolo la concentrazione di T prendendo questo esponenziale negativo e applicandolo al dato iniziale. Quindi possiamo vedere che questo, col tempo, questa soluzione converge all'equilibrio termico. Se il grafo è non orientato, necessariamente, per T che va all'infinito, se raggiunge l'equilibrio termico, ogni nodo ha la stessa temperatura. O la concentrazione della sostanza che sta diffondendo deve essere la stessa dappertutto. E questo valore comune a tutti i nodi non è altro che la media aritmetica del vettore dato iniziale, che io qui assumo avere elementi non negativi. Poi vabbè, c'è un po' di terminologia tecnica, questa è una famiglia di matrici, è la meno TL, si chiama semigruppo del calore, L si chiama il generatore del semigruppo del calore, voi fisici queste cose le sapete. È un semigruppo, semplicemente vuol dire che per ogni due valori di T, T1 e T2, il prodotto di due matrici di quella forma ha ancora quella forma. E per T uguale a 0 si ottiene l'identità. Quindi un semigruppo nel senso che è chiuso rispetto al prodotto e contiene l'identità. È facile vedere facendo le somme di righe di colonna di quella matrice e la meno TL che queste sono matrici stocastiche, ma siccome sono anche simmetriche sono doppiamente stocastiche. Cioè tanto le somme di riga che le somme di colonna sono uguali a 1. Quindi c'è una connessione anche con i processi markoviani. Infatti la diffusione si può interpretare come un processo markoviano. E qui interessa sapere con che, chiaramente il vettore limite non è interessante, perché è un vettore costante. Non mi permette di distinguere tra i nodi, tutti i nodi hanno la stessa temperatura. Quello che interessa vedere è quanto rapidamente l'equilibrio è raggiunto. Che se l'equilibrio è raggiunto molto in fretta, vuol dire che la diffusione ha luogo in tempi molto rapidi. E questo ovviamente è tipico delle reti di mondo piccolo. In generale reti che hanno la proprietà di essere good expanders, cioè hanno proprietà di buone proprietà di espansione. In un grafo completo, dove ogni nodo è connesso con ogni altro, la diffusione è istantanea. Invece in un grafo spaziale, una griglia planare, per esempio, la diffusione richiede un certo tempo prima di arrivare allo stato stazionario. È importante progettare reti che siano al tempo stesso molto sparse, perché i grafi completi costano, perché ogni arco ha un costo, quando si forma una rete infrastrutturale, per esempio. Si vogliono avere pochi archi, ma rapida diffusione.
Quindi è importante poter progettare reti di questo tipo e questo è un argomento oggetto di studi intensivi. Anche qui la rapidità dipende da questo autovalore lambda 2, che misura quanto ben connessa la rete. Tanto più grande lambda 2, cioè il secondo autovalore della matrice L, la Laplaciana, tanto più veloce la diffusione. Quindi di nuovo vediamo che le proprietà spettrali associate a matrici del grafo ci danno informazioni sulla struttura del grafo. E ultima cosa, è possibile anche generare una dinamica stocastica normalizzando il Laplaciano, ma questa è esattamente la stessa idea del PageRank, sostanzialmente. Dividendo la matrice A, qui è simmetrica, per i gradi si ottiene una matrice stocastica. Questa definisce una dinamica markoviana sul grafo. La distribuzione stazionale di probabilità adesso non è più costante, ma è proporzionale ai gradi, quindi non ci dà informazioni nuove rispetto alla centralità del grado, ma anche lì è interessante vedere quanto rapidamente è raggiunta questa distribuzione stazionaria, perché tanto più è rapida il raggiungimento dell'equilibrio, tanto più connessa è la rete. Le reti di mondo piccolo, come le reti sociali, social network, eccetera, hanno questa proprietà che le notizie, sappiamo, anche le bufale, si diffondono a grandissima rapidità. E questo perché, volendo, si può vedere in termini di il fatto che la diffusione avviene molto rapidamente su queste reti. Ecco, per concludere, poi vabbè, c'è ancora la lezione del 8 marzo, mi sembra, tra una settimana. Comunque, spero di avervi convinto che la matematica discreta, in particolare la teoria dei grafi, l'algebra delle matrici, quindi fatti elementari di algebra lineare, come prodotti, potenze, inverse, sistemi lineari, qualcosa sugli autovalori, qualche elemento di analisi, convergenza di serie infinite, elementi di calcolo di probabilità, catene di Markov, e poi non ne ho parlato, ma ci sono anche degli aspetti numerici interessanti, algoritmici interessanti. Tutte queste tecniche sono usate quotidianamente per risolvere problemi che concernono questioni tutto sommato non così remote dalla nostra vita quotidiana, o quella dei ragazzi, insomma, perché i ragazzi sono sempre lì connessi in qualche modo, sono sempre lì che usano i social media, probabilmente non Facebook è per i vecchi a quanto pare, ma qualche altro social network, e lo usano in maniera totalmente passiva, senza porsi ovviamente problemi di cosa ci sia dietro. Spero di avervi dato il senso di alcune delle cose che stanno, dal punto di vista matematico, che stanno dietro a queste tecnologie. La volta prossima parleremo un po' di una cosa un po' diversa, analisi di dati, comunque anche lì faremo uso soprattutto di tecniche di algebra lineare. Grazie mille dell'attenzione.